effetti di un'economia che di fatto è di guerra si svilupperanno probabilmente dopo il caldo, quindi con l'inizio dell'autunno, sarà un autunno bollente ma freddo dal punto di vista meteorologico e soprattutto economico, perché ovviamente se noi non riusciamo a compensare con i 29 miliardi di metri cubi di gas che ci arrivano direttamente dalla Russia, cioè non riusciamo a diversificare il nostro fabbisogno energetico, non possiamo attingere ad altri bacini, ci troveremo a essere impiccati di fronte ai contratti di Gazprom. Sta succedendo in queste ore il passaggio dei pagamenti e della conversione dei pagamenti su due conti correnti diversi da parte di tutti gli stati che si riforniscono dalla Russia di gas, e probabilmente questo tipo di procedura servirà a gonfiare ancora di più il prezzo del rublo, a tenerlo alto, e fa in modo che quel miliardo di euro che paghiamo, tutta l'Europa paga a Putin, possa far sì che la guerra si fa peggiore nel tempo. Cerchiamo tutti, compresa l'Italia, di poter attingere a bacini di approvvigionamento diversi, quindi gas liquido, contratti col Qatar, con l'Algeria, con gli Stati Uniti, insomma con Israele per questo famoso SMED, che è il gasdotto che non è mai stato realizzato. Insomma, dobbiamo cercare di ingegnarci per renderci autonomi.